trovati insieme tra 15 minuti l'avvio degli scambi di fase continua. Sono borse che vengono viste in positivo in avvio di scambi questa mattina dalla piattaforma EG. Parliamo di un rialzo frazionale, circa 0,2 di punto percentuale per Germania, Francia e Italia. Una Germania che a sorpresa vede una produzione industriale salire ad agosto dello 0,3% su base mensile rispetto al consenso degli analisti che si fermava invece ad un meno 0,3%. Quindi non c'è un decremento nel mese agostano, ma un passo in avanti, una sorpresa rispetto a un numero ampio di passi indietro dell'economia tedesca. E parliamo comunque di un dato rispetto allo scorso anno negativo per il 4%. Ripartiamo da qui nel dialogo con Salvatore Gaziano di Soldi Expert SCF. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a voi. Gaziano, a proposito del possibile appunto andamento oggi dell'apertura del mercato, quali sono le indicazioni da guardare e soprattutto che cosa deve far pensare un dato positivo sulla Germania dopo tante indicazioni macroeconomiche negative? Beh, sicuramente il dato tedesco è un dato importante perché viene dopo una serie di dati molto negativi e certo è ancora prematuro capire se la locomotiva tedesca, dopo essersi molto frenata nelle ultime rilevazioni, sia per quello che riguarda la fiducia degli imprenditori, ma soprattutto i consumi, sia per la parte industriale, ma sia per la parte dei servizi, siamo una svolta. Sicuramente da qualche settimana qualche segnale positivo si inizia a vedere anche sul mercato azionario europeo, che dove sicuramente il mercato tedesco è di fatto il più importante come capitalizzazione, perché da anni si parla ormai del fatto che le azioni europee sono molto più a buon prezzo di quelle statunitensi, ma di fatto in questi ultimi 10 anni il rendimento medio composto, se andiamo a vedere delle azioni americane, è stato quasi del 15% all'anno, mentre quello europeo di circa il 6-8-7. Quindi di fatto vi è un distacco abissale che però negli ultimi 2 anni è iniziato a rallentare, soprattutto nell'ultimo anno azioni statunitensi, azioni USA e azioni europee ha iniziato ad andare di pari passo. Nelle ultime settimane qualche piccolo segnale di forza dell'azionario europeo con Germania, ma anche Italia, che stanno iniziando a recuperare qualche possibilità di chance positiva, inizia a vedersi con un po' il tema cosiddetto della distinzione fra titoli value e growth. Quindi da questo punto di vista questo dato potrebbe sicuramente essere positivo per il mercato azionario europeo questa mattina. Gaziano, a proposito di commento ai singoli titoli, vorrei chiederle rapidamente, dato che ieri abbiamo visto su Lime un tonfo da parte di Bion, vogliamo chiederle un commento dopo sostanzialmente quel passo indietro di svariati punti percentuali che hanno preoccupato alcuni nostri telespettatori. Diciamo che è una storia di cui oramai dal 23 luglio è un po' un coltello che cade, cercare di raccoglierlo come succede in questi casi, nonostante capisco molti risparmiatori, ci hanno anche scritto perché già quando fu pubblicato sul Fatto Quotidiano la prima rivelazione di questa inchiesta che era stata fatta da un fondo hedge chiaramente ribassista sul titolo, ma che già aveva nel suo track record altre operazioni di questo tipo portate avanti con successo, scoprendo in realtà frodi contabili e manipolazioni su società quotate, non dico che il destino era segnato, ma alcune incongruenze nella bellissima storia che era stata raccontata dal 2007 in poi su Bion e poi dal 2014, da quando la società era quotata fino a raggiungere una capitalizzazione di 1 miliardo e più di euro, qualche contraddizione in tutta questa storia c'era e il mercato ha iniziato a rendersene conto in maniera ancora più evidente a partire dalla scorsa settimana, dove insomma i nodi vengono al pettine. La semestrale di Bion è stata abbastanza terrificante perché ha visto un semestre addirittura portare il fatturato sotto 1 milione di euro. Ricordiamo che questa società, lo ripeto, è arrivata a capitalizzare oltre 1 miliardo di euro, quindi qui anche molti risparmiatori, e non solo, perché poi tutti lo siamo, dobbiamo anche iniziare a interrogarci sulle valutazioni che non sono delle variabili indipendenti in borsa, con alcuni dati sicuramente molto negativi dal punto di vista della redditività, negativa per 10 milioni di euro, e addirittura la società ha messo nel cassetto il piano industriale che fino a pochi mesi fa ancora difendeva, dove il fatturato addirittura sarebbe dovuto salire a decine e decine di milioni di euro, ma soprattutto anche, questo credo che sia stato un dato molto negativo, il Nomad, che nelle società quotate all'AIM
è un elemento molto importante, addirittura se non c'è questo soggetto che si occupa di seguire una società, la società non può essere quotata, il Nomad che storicamente aveva seguito Bion Endent ha di fatto dato le dimissioni, a questo punto la società deve trovarsi un altro, ma non è sicuramente in una situazione così complicata molto bello che il tuo tutor di fatto prenda lo scatolone e se ne vada. E peraltro anche ieri abbiamo visto il titolo Finat, Banca Finat, perdere il 7%, perché sicuramente ci sono anche delle relazioni fra questa banca e questo titolo, visto che era lo specialist che nei mesi passati si era dato da fare con report molto positivi su Bion, con target price come nostro settore fantascientifici, mi pare 83-84 euro, e che era anche azionista in alcune joint venture, aveva spinto anche l'acquisto di alcuni titoli su investitori. Una storia un po' particolare di Piazza Affari, dove sicuramente ieri anche la stampa di nuovo acceso il fuoco dicendo che Consob, a questo punto, oltre che essere obbligato ormai da diversi mesi, dovrà dare ancora più attenzione a questa operazione, a tutto quello che è successo in questi mesi, perché sicuramente c'è da domandarsi sul collegio sindacale e sulle società, che vigilare su queste società, perché il danno per i risparmiatori piccoli è molto grave, ed è paradossalmente dobbiamo anche ringraziare che la nuova normativa completamente snobbata dai gestori italiani, visto che vi era una norma di inizio anno abbastanza delirante che voleva addirittura obbligare i fondi di investimento sui piani individuali di risparmio ad avere una quota obbligatoria di azioni dell'AIM, e in quel caso Bion sarebbe stata inevitabilmente fra i titoli più presenti nel portafoglio. E intanto vedete la nostra breaking news: il Banco Bilbao Vicaya Argentinaria è un gruppo bancario multinazionale spagnolo con una origine a forte connotazione regionale, che comunica di aver ricevuto offerte interessanti nel comparto assicurazioni non vita. In lizza c'erano anche, ricordiamo, Generali con altre aziende italiane, dunque vedremo se sostanzialmente tra queste offerte interessanti ricevute, come comunicato dal gruppo bancario spagnolo, avremo novità a proposito. Per quanto riguarda invece le ultime che riguardano un altro settore, poi torneremo a parlare ancora di banche, quello invece del comparto televisivo, vorrei con lei Gazziano andare a commentare le prospettive sul titolo Mediaset, ripartendo da quello che accade oggi a Roma per il Biscione, perché si andrà a chiudere quella intesa tra Mediaset e Netflix che prevederà una collaborazione tra il gigante dei contenuti in streaming e la TV generalista italiana su produzioni e contenuti. Il fondatore e CEO di Netflix, Reed Hastings, sarà nella capitale italiana proprio per vedere i vertici del gruppo di Cologno. Secondo le indiscrezioni, le due compagnie avrebbero stipulato un'intesa per la produzione di 7 film, ma i dettagli dell'intesa saranno svelati solo oggi, quando Hastings e Pier Silvio Berlusconi si incontreranno per firmare i contratti. L'accordo non rappresenterebbe solamente un'intesa commerciale, ma un pezzo importante della svolta in corso nel mercato televisivo. I contenuti on demand infatti sembrano essere sempre più la nuova frontiera del comparto, e Mediaset vuole cambiare pelle, andare in questa direzione. Netflix, d'altronde, ricordiamo che pur non avendo sedi in Italia, ha dimostrato di tenere particolarmente al mercato italiano, nel quale punta a raggiungere, secondo le ultime indiscrezioni, almeno 2 milioni di abbonati, e dice che investirà fino a 200 milioni di dollari. Questo per contestualizzare quello che oggi accade a Roma. Gazziano, da un punto di vista borsistico per Mediaset, che cosa significa? Ma si vede un accordo positivo, ma per quanto la coproduzione di 7 film può essere significativa dal punto di vista mediatico e per fare comunicati importanti, non credo che abbia un impatto così significativo sui conti economici di Mediaset, in maniera, diciamo, abbastanza sintetica. Diamo anche le ultime nuove che arrivano sul fronte ThyssenKrupp, perché in primo piano c'è un ampio progetto di ristrutturazione da parte della compagnia. Oggi l'amministratore delegato
il nuovo amministratore delegato MERS dovrebbe presentare un dettaglio di questo piano di ristrutturazione che potrebbe valere 2 miliardi di risparmi, e un terzo dei dipendenti sarebbero a rischio in questo ampio piano di ristrutturazione, ricordando che è una fase ThyssenKrupp nell'ultimo decennio in cui è sostanzialmente sui livelli massimi per quanto riguarda l'indebitamento netto, siamo sui 5 miliardi e 100 milioni. Poi torneremo ancora ad aggiornare anche su questo, sono alcune delle storie che si stanno sviluppando proprio prima dell'apertura del mercato, mancano 5 minuti a partire da adesso. Io ringrazio Gazziano per essere stato con noi, poi torneremo ancora a confrontarci insieme nelle prossime giornate. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.